Questa mattina in questo incontro al Consiglio Comunale, dietro anche il mio suggerimento, ma soprattutto attraverso questa assise molto partecipata e sentita, perché quando si parla di sanità è giusto che ci sia un'attenzione, abbiamo evidenziato quali sono i punti di forza nella riorganizzazione di un sistema sanitario che vede la costruzione di un nuovo grande ospedale e la possibilità di avere nel vecchio ospedale, nel Mazzini, tutte quelle cure appropriate per il malato cronico, quindi dividendo un'assistenza di alta complessità e di bassa complessità. L'orientamento della regione, la regione non orienta la location, la regione ha strutturato tutti gli interventi per far sì che l'ospedale del Mazzini, o meglio ancora l'ospedale della provincia di Terni, potesse ottenere tutti quei requisiti importanti per identificarsi in un ospedale grande, ma soprattutto facendo parte di una rete hub importante per dare quell'assistenza finalizzata ai pazienti. Voi avete anche specificato che l'ospedale di Villa Mosca non verrà abbandonato comunque se si dovesse cambiare location. Bene, mi fa piacere questa domanda perché permette ancora una volta di ribadire che l'ospedale cosiddetto di Villa Mosca, il Mazzini che oggi esiste, continuerà ad erogare tutti i servizi per i pazienti che hanno bisogno di indagini diagnostiche, dialisi, riabilitazione, radiologia, ospedale di comunità, casa di comunità. Quindi la presa in carico di tutti quei servizi del paziente sul territorio avverrà presso l'ospedale denominato Mazzini, cosiddetto il vecchio ospedale, e porterà anche ugualmente l'indotto al comune di Pescara, al comune di Teramo, perché ci sarà quell'afflusso di pazienti che hanno bisogno di quelle diagnosi e quindi non cambierà nulla. L'importante invece è dare quell'assistenza appropriata a quei pazienti che presentano purtroppo una diagnosi di alta complessità e trovare queste risposte appropriate in un grande ospedale fornito di attrezzature all'avanguardia, di medici specializzati e soprattutto di, oggi si parla anche di intelligenza artificiale, e quindi avere una risposta immediata, evitando purtroppo quello che c'è ancora, i viaggi della speranza.